Decentramento in Svizzera. La Svizzera dimostra che il decentramento è la scelta vincente. La Svizzera non è membro della NATO, non fa parte dell'Unione Europea. È un piccolo paese, 8 milioni soli di abitanti, ma è frazionato e decentralizzato in 26 cantoni, ciascuno dei quali gode di grande autonomia, quasi come fossero stati indipendenti. I comuni sono quasi 3.000, anche piccolissimi. Le imposte, la maggior parte, non vanno al governo federale, ma rimangono nel comune e nel cantone. I vari cantoni differiscono sia per il regime impositivo che quello normativo e si fanno concorrenza sul piano amministrativo per attrarre le persone e i capitali. La Svizzera gode di standard di vita tra i più alti del mondo, alti livelli di occupazione, benessere e ricchezza materiale. Non ha mai combattuto guerre negli ultimi 100 anni. È un paese dove regna l'armonia, a differenza invece della situazione belga, dove ci sono contrasti continui tra la popolazione di lingua fiamminga e quella francese di lingua vallona, che minacciano l'unità del paese. Perché? Perché in Belgio non c'è la decentralizzazione. I fiamminghi, per esempio, si lamentano di dover mantenere i meno abbienti valloni. Invece in Svizzera questi attriti sono evitati grazie a un sistema fiscale altamente decentralizzato, cioè la maggior parte delle tasse rimangono nel comune e nel cantone. Le unità amministrative così piccole e numerose evitano molti degli effetti negativi causati dalle grandi democrazie parlamentari nazionali. Inoltre si può anche secedere in Svizzera per allentare le tensioni sociali. Qualche decennio fa un gruppo di abitanti decisero di separarsi e costituirono il nuovo cantone Jura. Ed è proprio in questo modo, con la frammentazione, che si evitano le dispute tra differenti gruppi etnici e linguistici. La ridotta estensione di cantoni e comuni permette ai cittadini di far sentire la propria voce verso i governanti e questo fa sì che le buone amministrazioni prevalgano su quelle oppressive. Dunque i governi decentralizzati conducono a minori carichi fiscali e maggiori libertà individuali. Dunque le realtà più piccole risultano vincenti nella globalizzazione. L'importante è lasciare le persone e le comunità libere di scegliere. Molte comunità si uniranno ad altre per collaborare. Le diverse unità territoriali, largamente indipendenti una dall'altra, troveranno mutuo beneficio nella collaborazione.